Francesco, la sensazione netta è che oggi l'Empoli si sia avvicinato veramente di molto al boccino della Serie A. Ma sicuramente questa è una vittoria importantissima perché ci lancia su e ci dà un distacco importantissimo, però matematicamente non abbiamo conquistato ancora nulla, dobbiamo solo tenere il piede un altro po' sull'acceleratore per ottenere quanto prima questo obiettivo. Senti, anche quando la Provercelli è andata davanti è sembrato che l'Empoli comunque ne avesse di più, cioè siete partiti forti, avete tenuto in controllo la gara. Ma sicuramente abbiamo subito gol su un contropiede, credo, però siamo stati bravi a non perdere la testa, a rimetterci di nuovo sulla nostra strada, soprattutto il primo tempo abbiamo spinto tantissimo sul piano fisico, il secondo tempo abbiamo trovato il gol del 3-1 con Luperto, poi è venuto un po' fuori la Provercelli, ma credo che in questi campionati sia normale. Sapevamo che era una squadra difficile da affrontare, ma alla fine complimenti a tutti per questa vittoria. Quanto è stato però importante trovare il pareggio praticamente un minuto dopo grazie al tuo colpo di testa? Ma sicuramente il pareggio dopo un minuto sicuramente ci ha dato slancio, ci ha dato voglia, ci ha dato tranquillità anche, perché se non trovi gol subito poi ti inizi un attimo a innervosire, a cercare la giocata forzata e tutto il resto. Alla fine siamo contenti di quello che abbiamo fatto e ora pensiamo a martedì. Senti, non so se c'è una dedica particolare per il gol, ho visto siete andati tutti dal field box, forse cercavi una maglia, dalla tribuna stampa non abbiamo visto. No, cercavo proprio la persona Mimmo Maietta, perché come sapete in settimana ho avuto un lutto, ha perso la sorella, quindi volevamo dedicare il gol e la vittoria a lui, quindi gliel'ho detto perché non l'ho trovato, lui mi ha ringraziato e siamo un gran gruppo e il bello è anche questo. Sarebbe stata una beffa, perché sarebbe stata una beffa, però anche oggi dobbiamo in qualche modo dire grazie al palo che come a Spezia ci ha salvato nei minuti finali, però ripeto, se entrava sarebbe stato beffardo il pareggio. Ma per sfortuna loro hanno beccato il palo, però alla fine anche noi abbiamo preso a traversa con Traoré, ha sbagliato il gol a porta vuota Traoré, quindi abbiamo avuto anche noi altre occasioni per far gol, quindi purtroppo il bello del calcio è questo, c'è la sofferenza, siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa i 3 punti. Senti, la Serie A è l'obiettivo, ma un pochino a quel record di Eder ci pensi oppure no? Ma io ti dico con sincerità, penso solo ad andare quanto prima in A, poi gli altri obiettivi una volta raggiunta la Serie A li guardiamo, va. Oggi c'è stata anche una bellissima cornice di pubblico al Castellani. Ma io alla fine ho cercato anche di incitare il pubblico a darci una mano, perché eravamo in sofferenza e quindi cercavo un aiuto anche da loro, ma loro sono sempre al nostro fianco, questo è una cosa che ci dà la spinta in più e dobbiamo ringraziare i tifosi, dedichiamo anche a loro questa vittoria. Sì, hai detto giustamente, la matematica non c'è perché siamo a più 11, ci sono ancora 21 punti in palio. Tu ti sei fatto due conti per capire dove potrebbe, quando potrebbe arrivare l'eventuale puntini punti? Ma sinceramente non abbiamo avuto neanche modo di fare due conti. Ora abbiamo una partita così ravvicinata che dobbiamo recuperare le energie e cercare anche di andare a Cesena e raccogliere il massimo, perché solo così possiamo poi iniziare a fare dei calcoli. Dalla vittoria importantissima che oggi abbiamo ottenuto, che combinata con poi il pareggio del Palermo e del Frosinone ci vede in uno slancio importante verso la Serie A. Sì, secondo me è una vittoria molto importante, perché anche questo Pro Vercelli non è facile per giocare, perché loro sono andati tutti dietro e dopo con le partenze, però sì, bene, una vittoria importante, anche Palermo e Frosinone pareggiato e bene. Anche se loro sono passati in vantaggio, voi siete sembrati comunque controllare la gara molto bene. Sì, come detto prima, queste ripartenze sono molto difficili per difendere, perché noi siamo tutti avanti, no? E dopo c'è spazio per ripartenze, però noi lo siamo, da siamo forti e abbiamo fatto 3 gol e questo è buon risultato. Sì, un'altra bella partita che tu hai giocato, un'altra partita in cui hai fatto gol, un bel gol, bravo anche Krunic a darti quel pallone, io pensavo che tirasse onestamente Rade, invece ti ha visto con la coda dell'occhio e ti ha messo in porta. No, bella azione da tutta la squadra, da Caputo, Krunic mi ha fatto un bel assist e dopo per me non è così difficile per fare gol, grazie per tutti i compagni, sì. Tu gliel'hai anche ridato quell'assist, peccato che non abbia fatto gol, non so cosa gli hai detto.
Sì, mi dispiace perché non è fatto gol, però è così, no? Va bene, importante è vincere, non è importante chi fa gol. Senti, mica, quanto è cambiata la tua stagione da quando è arrivato Andrea Azzolo? Cioè, ti sei trasformato, sei forte, lo eri anche prima, però è scattato qualcosa mentalmente, il fatto della fiducia che ti mette sempre dentro, che tu ti senti al centro di questo progetto tattico? Eh sì, quando ti dà mister una fiducia, si dice così, sì, è facile per giocatore giocare bene, no? È anche... è cambiato tutto il modo di gioco, anche compagni, tutta la squadra gioca meglio, gioca rasoteria con possesso di palla, è facile per me, no? Quando squadra gioca bene è facile per me giocare bene. Senti, la Serie A è a questo punto sempre più vicina, il distacco sull'avversario è aumentato, come si gestisce questo finale di campionato? Eh sì, però dobbiamo vincere ancora tre partite, no? Tre partite e dopo siamo in Serie A, sarà dura e difficile, però siamo vicino. Anche perché nessuna gara è scontata, la Pro Vercelli oggi penultima ha dimostrato che sono venuta qua a giocarsela, ci ha provato, alla fine ha rischiato anche di farci un dispetto. Eh sì, è difficile perché adesso tutte le squadre contro noi giocano bene, no? E per noi è difficile per giocare, tutti vanno dietro, e ripartenze. Sì, è difficile, però noi siamo bravi e brava squadra. Quindi sinceramente tu sei rimasto qua dopo la retrocessione dello scorso anno, pensavi che in un solo anno riuscissimo a ritrovare quella Serie A persa lo scorso maggio a Palermo? Io non lo so che pensavi, perché questo campionato di Serie B è lungo, è difficile, per me è cambiato tanto, prima gioco in Serie A, dopo andiamo a retrocedere, adesso siamo vicino da torno in Serie A e sì, vediamo che succede. Va bene.